Inizia oggi, amici, il mese dedicato in modo speciale al cuore sacratissimo di Gesù. E noi facciamo nostre alcune invocazioni molto belle e dense di significato che la Chiesa ci suggerisce. Iesu mitis et humilis corde, fac cor nostrum secundum cor tuum. Gesù mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Cor Iesu flagrans amore nostri, inflamma cor nostrum amore tui. Cuore di Gesù, ardente d'amore per noi, infiamma il nostro cuore di amore per te. Esprimono queste due invocazioni la vera devozione al Sacro Cuore di Gesù, che consiste non in sentimenti devoti soltanto, ma nel vivere conformando il nostro cuore, le profondità del nostro essere, al cuore mite e umile di Cristo e lasciandoci infiammare dal fuoco di cui arde il suo cuore, come dice un altro bellissimo testo di preghiera che risuona nella liturgia della solennità del Sacro Cuore. Illo nos signer quesumus Domine, Spiritus Sanctus inflammet. Lo Spirito Santo, Signore, ci infiammi di quel fuoco, quam Dominus noster, Iesus Christus, e penetrarimus cordis sui, misit in terram, et voluit vehementer accendi. Di quel fuoco che il Signore Gesù Cristo, dalle profondità del suo cuore, ha inviato sulla terra e che volle fortemente, vivacemente acceso. La devozione al Sacro Cuore, intesa nella piena ricchezza dei suoi contenuti, ci porta così al cuore del vivere cristiano. San Charles de Foucault, grande innamorato del cuore di Cristo, in una sua meditazione del 1905 pone sulle labbra stesse del Signore queste parole. Il riassunto di tutta la religione è il mio cuore. Il mio cuore, la cui vista vi ricorda l'amore che Dio ha per voi e l'amore che voi dovete rendere a Dio. Dio vi ama fino a volere per voi il suo possesso nel tempo e nell'eternità, con l'Eucaristia quaggiù, con la beatitudine lassù. Vuole che voi eternamente possediate Lui stesso, che siate trasformati in Lui e in qualche modo deificati. È questo amore di Dio per voi che è il mio cuore e che innanzitutto dal mio cuore vi è ricordato. Pochi anni prima scriveva in una lettera: non appena giunsi a credere che Dio esisteva, compresi che non potevo fare altro che vivere per Lui. La mia vocazione religiosa risale al momento in cui iniziai ad avere fede. Amici, benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.